Bene, buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti. Parliamo di Carlo Dossi, che è un personaggio ancora adesso poco nominato nelle storie letterarie, anche se ha avuto ed ha tuttora degli appassionati lettori che sono grandi scrittori. Aveva avuto anche l'apprezzamento, sia pure non entusiastico, però l'apprezzamento convinto anche di Benedetto Croce a suo tempo. Si parla di un personaggio particolare perché è uno scrittore molto particolare. Ha scritto romanzi che non sono dei romanzi veri e propri, ha scritto varie opere, ha svolto incarichi molto importanti anche a livello ministeriale e ha compilato, a partire dall'età più o meno dei 17-20 anni, anche perché non se ne può dare una datazione esatta, ha cominciato a tenere un diario e l'ha tenuto per decine d'anni. E ovviamente, avendolo tenuto per decine d'anni, annotando le più diverse cose che potevano interessarlo, incuriosirlo, appassionarlo, ha messo insieme una quantità enorme di materiale che ha conosciuto la sua prima edizione nel 1955, anche se non ha avuto una circolazione pubblica, è stato solo qualche anno dopo. E che ha dato vita a questo volume. Questa è un'edizione a Adelphi, che è, come dicevo poco fa, di oltre 1200 pagine. Chi è Carlo Dossi? Che cosa ha scritto? Cosa ha fatto? Perché è interessante parlare di questo autore e di quest'opera in particolare? In realtà sarebbe interessante anche parlare di altre opere che ha scritto, ma insomma questa è quella che a me incuriosiva particolarmente, per tante ragioni, insomma, da tempo mi sarebbe piaciuto dire qualche cosa su questo. È uno scrittore che nasce nel 1849 in un villaggio dell'Oltrepò Pavese, nasce nel corso della guerra d'indipendenza nel 1849. E come scriverà lui, nasce settimino, è nato da una madre in fuga, senza levatrice, fra gli ultimi echi delle cannonate infauste della battaglia di Novara del marzo 1849. Si chiama in realtà Alberto Carlo Pisani Dossi. È di famiglia ragguardevole, nobile, che ha delle ascendenze nobiliari. E il padre è un ingegnere e mentre la madre, Ida Quinterio, è di una ricca famiglia originaria di Lodi, famiglia di banchieri, quindi una sistemazione piuttosto importante. Fin da bambino, si può dire, dimostra intelligenza vivacissima e precocissima. Lui dice che ha cominciato a pensare a 5 anni. In realtà, fra il 1861 e il 65, e cioè fra i 12 e i 16-17 anni, scrive. Scrive degli epigrammi, scrive addirittura un poema in ottavo intitolato La caduta di Milano, scrive una commedia per bambini, scrive una tragedia in due atti, La cacciata del re, si intitola questa, e pubblica, scrive dei giornalini di circolazione fra i familiari e gli amici della famiglia, con i vari titoli, La trombetta, Il giornale delle famiglie e così via. Quindi dimostrando una precocità straordinaria. È un bambino gracile, molto gracile, che ha questa si vede anche da questa immagine, in qualche modo, una testa piuttosto importante rispetto alla gracilità del resto del corpo. Ed è un elemento questo che lo caratterizza, egli ricorderà più volte, insomma, che era una specie di tradizione familiare, questa di avere questa delicatezza e gracilità e precarietà che era fisica ma anche psicologica nella,
nel ramo della famiglia. Il nonno è stato un patriota, è stato anche incarcerato, lui vive questa precocità straordinaria, è un bambino molto riflessivo, ha un particolare rapporto e legame con la madre, che ricorderà con toni di grande affetto successivamente. Ma è nel 1866, quindi all'età di 17 anni, che pubblica una cosa insieme a un amico, Luigi Perelli, che sarà poi una singolare figura, insomma, che sarà l'amico di tutta la vita di Carlo Dossi, e pubblicano un'operetta che ha un nome, un titolo un po' singolare. Giannetto pregò un dì la mamma che il lasciasse andare alla scuola, dove lui ci mettono due racconti, uno il Dossi e uno il Perelli, dove il suo pezzo si intitola Educazione pretina, quindi dimostra già questa visione un po' critica nei confronti del tipo di educazione che ha avuto, che è ovviamente la classica educazione ispirata ai principi della più forte tradizione. Scriverà poi una seconda, nell'anno successivo, per me un racconto, Per me si va tra la perduta gente, fino a che due anni dopo, nel 68, scrive la sua prima opera abbastanza significativa, che si intitola L'Altrieri, e che L'Altrieri, nero su bianco, sempre titoli, come vedete, un po' singolari, un po', come dire, eccentrici, ecco, in qualche modo. Ma prima di arrivare a questo, diciamo anche che la sua carriera di scrittore continuerà successivamente con altre opere, in particolare la prima davvero significativa, già L'Altrieri ha tutta una serie di caratteri particolari, ma sarà poi La vita di Alberto Pisani, Alberto Carlo Pisani Dossi, Vita di Alberto Pisani, quindi raccontando in terza persona la vita di un personaggio dal nome Alberto Pisani, che è ovviamente una specie di corrispettivo di quella che è la sua esperienza di bambino e di adolescente. Scrive questo nel 1870, e poi scriverà un'opera minore, L'Elvira, un'elegia, poi scriverà Il Regno dei Cieli, e poi ancora scriverà, ve li elenco in modo che così abbiamo un'idea, fino a che nel 1878, e quindi quando non è ancora trentenne, La desinenza in A. La desinenza in A è la figura femminile, La desinenza in A. Poi successivamente conoscerà altre vicende, e fino all'altra opera interessante, importante, fra quelle che le caratterizzano la sua opera, che è però anni dopo, nel 1880, scrive Gocce di inchiostro. Ecco, io mi sono riferito a questi tre testi per introdurre il discorso poi delle note azzurre. In realtà la sua è una carriera singolare, anche se appartata, perché compie studi classici, si laurea in giurisprudenza a Pavia nel 1871, e poi nel 72 comincia una carriera particolare, che è quella della carriera ministeriale. Va a Roma, impiegato presso il Ministero degli Esteri, ritorna perché muore il padre e lui ritorna, poi resta a Milano per 5 anni fino al 1877, e nel 1878 chiede di essere riammesso alla carriera ministeriale e torna a Roma, dove resterà praticamente fino al 1891. Con lui vanno due amici, il Perelli e Primo Levi, suoi amici fraterni, e qui svolgerà la sua carriera di funzionario della Direzione Generale dei Consolati, proporrà un censimento degli italiani all'estero nel 1881, anche una riforma del Ministero degli Esteri, diventa poi capo della segreteria del Ministero dell'Interno e quindi diventa un uomo di fiducia di Francesco Crispi, importante uomo politico, del quale sarà uomo di fiducia per i decenni, cioè fino praticamente alla morte del Crispi nel 1901. Diventa sottosegretario, insomma sorvolo sulle varie cariche,
si occupa della immigrazione con particolare attenzione, poi vedremo anche qualche nota che ci fa capire con che occhio guarda questo fenomeno. Poi con la caduta di Crispi nel 1891 verrà messo in disparte, si congederà e si ritirerà nella sua tenuta. Nel 92 sposa Carlotta Borsani, una di famiglia fancoltosa, si diceva che avesse portato in dote 2 milioni di lire di allora, e questo è un aspetto insomma che va considerato. Questa Carlotta sarà poi la gelosa custode delle carte quando nel 1910 morirà Carlo Dossi, e lasciando inedite appunto le note di quel diario al quale non aveva dato un titolo, ma che furono chiamate note azzurre perché erano state da lui, dopo essere state prese appunti su pezzi di carta, ricopiate in una serie di fascicoli con una copertina azzurra. Ecco perché ha preso il nome di note azzurre, cioè per questo fatto puramente contingente, insomma. Quindi la morte del 1910. Ho sorvolato su aspetti importanti della sua vicenda. Ho dimenticato di ricordare un'altra opera che è molto interessante, che si intitola Amori, di Carlo Dossi, che è un libro intitolato Amori, ma dove non si parla di amore nel senso come possiamo immaginarlo noi, per una particolare serie di ragioni. Opera estremamente apprezzata, questa di Amori e anche La vita di Alberto Pisani, da uno scrittore come Giorgio Manganelli, altra figura eccentrica che però ama moltissimo Dossi. E fu amato anche se non in maniera sempre ripetuta, comunque chiaramente uno dei prodromi, uso la parola, usata da Carlo Emilio Gadda. E quindi se pensiamo un po', se avete un po' un'idea insomma, di chi è Carlo Emilio Gadda, del suo stile, del suo modo di scrivere, diciamo inviluppato, un po' particolare e così via, pensate che Dossi è un suo antecedente, è di quella famiglia lì, insomma, di quella famiglia lì, di questi scrittori che scrivono in maniera difficile, a volte quasi oscura, perché usano termini desueti, usano una sintassi, un saltare che non è il fluido svolgersi della narrazione, e quindi si caratterizzano per questa modalità. Appartiene a quella che i critici letterari hanno poi definito la linea lombarda, che parte dall'inizio dell'epoca moderna con i poeti Maggi, Tanzi, Balestrieri, che continua con l'espressionismo di Carlo Porta, il grande poeta milanese, uno dei giganti della poesia italiana dell'Ottocento, e prosegue poi con gli scrittori della scapigliatura lombarda, e quindi il Praga, il Tarchetti, l'Arrighi, eccetera, e arriva a Carlo Dossi, che è considerato anche un rappresentante, forse l'ultimo e più, come dire, sintetico di questo movimento. La scapigliatura attorno alla metà del secolo, poco oltre la metà del secolo, si caratterizza come una letteratura in cui gli autori contestano, diremmo così, il mondo in cui vivono, che è la società borghese, liberale, ottocentesca, e pienamente borghese del loro tempo, che vivono la loro vicenda letteraria coinvolgendola pienamente anche nella vita, nella loro vita, e quindi in qualche modo rispecchiando quell'esperienza che in Francia, a Parigi, con Baudelaire e gli altri era stata quella, e che poi sarebbe diventata così di poeti maledetti, che è quella appunto di una vita sregolata, perché la loro contestazione nei confronti dell'assetto sociale è anche contestazione del vivere sociale, delle norme non solo basilari, ma proprio delle norme del vivere civile, diremmo così. E quindi anche dediti alla frequentazione di luoghi sordidi o sceni, le osterie, i postriboli, dediti all'ubriacatura, l'assenzio era la bevanda appunto che veniva utilizzata, oppure il vino, uno di questi rappresentanti che in realtà non è uno scapigliato in senso stretto, ma che è uno degli autori ammirati incondizionatamente da Carlo Dossi,
Giuseppe Rovani, l'autore, fra le altre cose, del famoso romanzo 100 anni, un'opera in cui che ricostruisce un po' la Milano, insomma, fra 1750 e 1850, e che è una specie di parallelo delle confessioni di un italiano, del Nievo, ma che è concentrato su Milano ed è più che uno svolgimento, sì, c'è uno svolgimento di una storia, di vicende, personaggi, ma è tutta una galleria straordinaria di figure, eventi, momenti, momenti sociali, momenti civili, rappresentazioni teatrali, motti, aneddoti, vicende tipicamente urbane, cittadine, e che è, secondo Dossi, un autore di grandezza assoluta, che sta sempre alla pari con il Manzoni, altro autore da lui estremamente ammirato come grande, e tanto è vero che in una nota dirà: beh, dopo Manzoni, dopo Rovani, che sia il caso che tocchi al Dossi adesso continuare questa linea. Bene, dicevo, quindi c'è questo qua, quindi la scapigliatura, questo, solo che il suo modo di vivere è tutt'altro che scapigliato, perché le abbiamo visto, esile, magro, mingherlino, ha continue crisi di natura fisica, si sposa abbastanza avanzato, e pare che fino all'età di 27 anni non avesse conosciuto donna, quindi anche che non avesse avuto rapporti sia pure occasionali, di nobile ascendenza, inquadrato nella burocrazia ministeriale. Non sarà solo poi impegnato in Italia, avrà due uscite importanti, una in Colombia, sempre per conto del Ministero degli Esteri, dove soggiornerà pochi mesi, e una successivamente ad Atene, dove negli anni successivi, alla metà degli anni 90, una volta che appunto finita la carriera di Crispi, chiederà di andare in Grecia, e dove tra l'altro gli capiterà come rappresentante, delegato consolare, di accogliere D'Annunzio che arriva sulla barca, sullo yacht di Scarafoglio, e dove potrà coltivare un'altra sua passione che manterrà poi per tutta la vita, che è quella per l'archeologia, già coltivata abbondantemente a Roma, ovviamente, ci sono molte note, molti riferimenti ai monumenti romani, ma poi una volta ritiratosi nella sua villa, la villa del Dosso, continuerà a dare vita a scavi archeologici anche nel suo territorio. Quindi una passione, ma al tempo stesso una voracità di lettura spaventosa e una capacità di poliglotta fenomenale, non soltanto le lingue classiche, il latino-greco, ma tutte le più importanti, il francese, l'inglese, il tedesco, poi anche lo spagnolo, quindi conosce tutte queste lingue, quindi una ventaglio di conoscenze straordinario. E una posizione politica, ovviamente essendo stato con Crispi possiamo immaginare tutt'altro che rivoluzionaria, ma al tempo stesso una capacità di cogliere certi processi nel profondo, che sono singolari in un uomo di quella estrazione sociale, di quei gusti letterari estremamente raffinati, estremamente particolari, di quella tendenza politica, ma un'attenzione straordinaria per certi fenomeni, per i quali poi leggerò un paio di note, per esempio per l'internazionalismo, per esempio, oppure su altri aspetti della vita sociale del suo tempo. Siccome l'ho tenuta un po' più lunga prevista, non sto qui a farvi la lettura di qualche brano dei romanzi che ci porterebbe via tempo, ma solo per darvi un'idea vi leggo solo l'incipit di Vita di Alberto Pisani per farvi capire un po', con una annotazione iniziale. Quando io ho preso il libro ho visto, siccome volevo leggere subito, il capitolo quarto, qua hanno sbagliato l'impaginatura. No, è una sua precisa scelta. L'opera, che ha vari capitoli, comincia col capitolo quarto e poi capitolo primo, eccetera. Quindi già questo dà, anche questo elemento puramente esteriore, però dà un'idea della... E comincia così, descrivendo lo studio di Alberto Pisani, che evidentemente ricalca un po' quello che doveva essere il suo studio. Degno di Paracelso. È lo studio degli studi. Sente il tabacco, l'inchiostro e la citazione latina.
è a tramontana, a terreno, è a volta di cui die in fuori l'umidità. Tien le pareti tutte a scaffali, con su spaventosi volumi in ramatina come il sospiro dei gatti. Ramatina griglia di figli di rame, insomma. In ramatina come il sospiro dei gatti. Ecco i 10 schienali arabescati di oro della rarissima opera De numero Otomorum. Presso è la completa voluminosa serie delle grammatiche. Grammatica, cioè a dire, il modo con cui si apprende a piedi il montare a cavallo. Bellissima. La grammatica è il modo in cui si apprende a piedi il montare a cavallo. E già qui c'è tutto un giudizio sulla letteratura, no? Cioè che non è fatta di regole, ma è fatta invece di libertà espressiva. La grammatica è quello che ti insegna le regole, ma non ti insegna come usarle, quindi come uno che insegna ad andare a cavallo stando a piedi, no? E ancora, poi raccolta delle più massicce disputazioni, e quella sulla parola culex, che vuol dire zanzara, no? Come sappiamo in latino, e l'altra intorno alla lettera è considerata siccome copula, e l'arcifiera sulla natura dell'aureola del monte Tabor, quindi opere particolari, strane, ed ecco in un tratto dell'ultimo palco il famoso trattato De Nuce Beneventana, il famoso noce di Benevento che secondo la tradizione e leggenda era il luogo dove si riunivano le streghe. 40 tomi in octavo, vestiti di pergamena, i quali per il manco di uno sembrano dentiera priva di un dente occhiale. No? Ecco, tagliando corto, una infinita turba di libraccioni, e nelle scansie e fuori specula, teatra, convivia, tesauri, che sono i titoli, no, della grande, eccetera, eccetera, eccetera. E qui, dice, come un altro studio, si trova il personaggio. E questo Alberto Pisani, che è un brunettino del viso tanto quanto soffrente, magro, e di un 20 anni e coda, quantunque ne dia a vedere al più 17, sta in piedi su una sedia alla libreruccia aperta. E poi parla degli autori che sta leggendo, Alfieri, Dante, Boccaccio e così via, della sua dedizione alla vita nuova di Dante, che è addirittura che Alberto si commuove agli occhi umidamente appannati a leggere la vita nuova, e avrebbe voluto Alberto una semidiafana amante. Semidiafana amante. Poi aveva pensato, immagina Alberto, di che lei compaia questa figura, noi diremmo banalmente eterea, che pure non sarebbe entrata, si sarebbero seduti vicino, pure non si sarebbero nemmeno toccati mai. Alberto credeva amore perfetto, un fascio di desideri ardentissimi, di cui si fuggisse l'adempimento. Scopo raggiunto, amore finito. Quindi questa visione puramente spirituale. E avanti, insomma, poi ci sono le vicende che Alberto vive. In realtà alla fine lui si innamorerà di una donna, sarà un amour fou, come si dice, un amore folle, che lo porterà al suicidio con una rivoltellata. Quindi anche c'è questo tocco di romanticismo esasperato, dopo però che si è descritta una vicenda con uno stile che è come questo. Voi potete immaginare come poi possa continuare il romanzo. Mentre per quello che scriverà la Desinenza in Aic, dedicato a tutta una galleria di figure femminili costruite attraverso alcuni atti con degli intermezzi, scriverà appunto le cose. Alla Desinenza in Aic, in una seconda edizione, premetterà margine alla Desinenza in Aic, dove dà tutta una spiegazione del suo modo di scrivere, di come intende la letteratura. E vi leggo solo questo brevissimo passo in cui dov'è? Eccola qua. Ecco, oggi come sia oggi è impossibile descrivere precisamente
come quando il patrimonio delle idee era di gran lunga più scarso dell'attuale e pisciavasi chiaro perché non si beveva che acqua, compreso il vino. Leggo questo per far capire anche questa precisione, no? E questo richiamo anche a questo uso un po' volgare, no? Dell'immagine volgare, che è un tratto caratteristico del Dossi. Nelle note azzurre sono moltissime le note che fanno riferimento attraverso personaggi, attraverso eventi, aneddoti, a questa realtà materiale, corposa, carnale, anche volgare, che appartiene però a questo complesso mondo che è tutto quello che costituisce la realtà delle cose e delle persone. Bastava allora di esprimere ciò che il cuore individuale suggeriva e la lingua materna imboccava. Ciascun paese viveva per conto suo dei frutti esclusivi del proprio suolo e del proprio pensiero. Se non che oggi si mutò stile. Siamo figli di esploratori e viaggiatori noi stessi, e in quella maniera che da Occidente a Oriente, dal Polo Antartico all'Artico, si incrociano e mescolano tutti i prodotti del globo, tra cui massimo l'uomo. Girano le idee più ancora liberamente e si sposano e ne creano altre prolifiche come infusori. Quindi quasi che un mondo già globalizzato, diremmo così, no? E successivamente, i mercati del mondo, in gergo ufficiale stati, gravitano a fondersi in uno solo. Si va a tutto vapore e già può dirsi a tutto elettrico, verso il comunismo più equo e la più ordinata anarchia. Questa tendenza, quindi non possiamo più scrivere come si scriveva una volta, perché non è più il mondo di una volta, quindi già è un mondo già diverso da quello dei Manzoni di solo qualche decennio prima. È un mondo ormai, come dire, dilatato, e dove evidentemente lo scrittore non può più fare riferimento a quelli che erano i codici di scrittura precedenti, con una realtà esterna, in grosso modo definibile o riconoscibile, un soggetto che la descrive e che quindi si pone in rapporto con questa e cerca linguaggi adeguati a descrivere, come dire, realisticamente questa realtà. Questo non è più possibile, viviamo in un mondo del tutto diverso. E quindi lo strumento della scrittura, lo strumento dello scrittore, questo lo deduciamo, insomma, non lo dice lui, ma lo deduciamo, deve essere diverso. Quindi non può più essere il periodo ordinato di impostazione classica o comunque rinnovato, ma comunque ordinato. Non può più essere questo il rapporto fra il soggetto e una realtà da ricostruire. Ma è una cosa diversa, ormai oggi bisogna usare un linguaggio tutto diverso, perché la letteratura, come giustamente è stato ripetutamente detto, è essa stessa, come le altre arti, una forma, quando è ovviamente la letteratura dei grandi, insomma, questo è pacifico, ma è essa stessa una forma di conoscenza, e quindi come forma di conoscenza ha bisogno anche di degli strumenti adeguati alla conoscenza che essa mette in campo, che essa raggiunge. La universale e fatale tendenza, poi, questa, trovasi nel mio infinitesimale pianeta del corpo, preparata la sdrucciolina, cioè la scivolina, diremmo, no? Quindi nel mio corpo trovo preparato da cause particolari, anzi organiche. Difatti, le doppie porte per le quali le sensazioni penetrano nella casa dell'anima, retine e timpani, in me sono affatto asimmetriche. Cioè, descrive se stesso come questa particolarità fisica anche, non solo questo pensiero, che quindi bisogna usare cose nuove, ma anche in me c'è qualcosa di diverso da quello che tradizionalmente, normalmente si può ritenere. Queste stesse sensazioni arrivano a me in maniera asimmetrica. E questo, e poi era forse, e dopo aver detto questo, le sensazioni che vengono dai vari oggetti giungono a combaciarsi perfettamente nel mio spirito, fermentano, e poi
restano lì e quindi vengono elaborate, maturate, quasi macerate. Era forse originariamente il mio cuore un unico specchio, ma dalla memoria onerato, cioè appesantito, si spezzò in 100.000 specchietti. Quindi tutto questo che arriva a me e che lui ha acquisito attraverso la lettura e la conoscenza, si è, come dire, frantumato, era uno specchio, ma adesso sono, si è rotto sul peso di tutta questa conoscenza e da un unico specchio si è rotto in 100.000 specchietti, che è chiaramente quella che nel Novecento è stata definita la scomposizione, la dissoluzione dell'io unico, io, un io definito una volta per tutte, che è quello dello scrittore. Ma come la letteratura e l'arte del Novecento è stata tutta all'insegna di una rottura degli schemi tradizionali, già dal finire dell'Ottocento per poi tutto il Novecento, l'arte figurativa, l'arte della letteratura, la stessa arte musicale che ha avuto fenomeni come dire, in qualche modo analoghi, è rottura di tutto ciò che tradizionalmente era stato considerato come il canone, quelli che erano stati considerati diversi canoni artistici e che sono stati messi in crisi nell'Ottocento e dopo la Prima Guerra Mondiale ancora di più per lo sconvolgimento che aveva procurato da tutti i punti sociali, culturali, civili e così via. Quindi questa attenzione, questa particolare, come dire, questo particolare spirito di chi accoglie in sé tutte queste cose e le vive anche fisicamente. Questo è un aspetto che ritorna continuamente nel discorso di Carlo Bossi. Verso il 1870, a quanto pare, come dice il suo massimo studioso Dante Isella, ha cominciato a prendere queste note e ha scritto un'opera che vi leggo la definizione perché è quella che mi è piaciuta più di tutti, che è un po' riassuntiva di questo introduttore. Queste note azzurre è uno zibaldone di glosse, cioè annotazioni, e di pensieri, di citazioni e di appunti, di aforismi e di progetti letterari, di impressioni di vita e lettura a metà strada, se questa strada esiste, tra il dizionario e l'autobiografia. Più che dizionario, questa non mi va, ma è l'autobiografia. Libro poliedrico e inafferrabile, non lo si può definire, è un diario, una serie di pagine così, ma specchio fedele di una personalità inquieta e nevrotica. Queste note del Dossi registrano nella loro contabilità la predilazione dell'autore per tutta una serie di temi, le radici etimologiche. In questa edizione c'è tutta una serie di note che sono messe in appendice e che sono la semplice registrazione di parole di cui egli annotava l'etimologia, eccetera, che ovviamente spaziavano, come ho detto prima, in uno spettro di lingue, dal greco fino alle lingue contemporanee, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese e così via. Radici etimologiche. E poi la predilezione per gli scrittori che egli definisce umoristi, perché l'umorismo per il Dossi è il segno fondamentale della letteratura, quella che lui vuole creare, e dice della letteratura nuova che si deve creare, dove per umorismo non si intende ovviamente la comicità, non si intende neppure la semplice satira, ma si intende un senso profondo delle cose che egli richiama. Anche gli antichi, dice, anche quando non se ne accorgevano, lo vivevano, che era il pathos, cioè il patire, il sentire dentro di sé, la sconnessione profonda fra la realtà e gli ideali, le aspirazioni, fra una, come dire, una realtà sociale, civile, e l'aspirazione dello scrittore, la sconnessione profonda che esisteva fra i messaggi, le realtà istituzionali e le realtà morali e così via. E per definire questo senso nuovo dell'umorismo citerà tutta una serie di scrittori, da Luciano di Samosata, lo scrittore
satirico, umoristico, insomma, dell'antichità, fino ai cinquecentisti, a Erasmo, dico solo qualche nome e poi li recuperiamo, a Cervantes, l'autore del Don Chisciotte, fino agli inglesi del Settecento, Sterne, quel capolavoro assoluto che è La vita di Tristram Shandy, che è un libro eccezionale, di una modernità sorprendente, lo spirito con cui descrive, insomma, la sua vita, fino a Swift, poi gli stessi grandissimi come Shakespeare, per arrivare poi a quell'idea, e troverà anche queste radici umoristiche in Manzoni stesso, e ovviamente cercando di creare lui stesso questo. Questo è il segno, insomma, umorismo, e quindi tutta una serie di annotazioni sugli aspetti dell'umorismo. Ma poi attenzione, predilezione per ogni forma di bizzarria, usi, costumi, abiti, passatempi, tutto è un te in questo libro, è casuale e necessario, marginale e basilare, frammentario e compiutamente in grado di mettere a fuoco la poetica dell'autore. È un libro di paradosso, di verità e di finzione, di una contraddizione irrisolta e dell'allegorica scrittura dossiana. E non è un caso che siano rimaste chiuse nel cassetto, infatti, non aveva dato questo. Sarà una prima edizione purgata, fu pubblicata nel 1912 sotto la sorveglianza della vedova, la Carlotta. Perché? È un libro insidioso, pericoloso, perché? Perché nomina personaggi del suo tempo. Lui muore nel 1910. Alcuni personaggi erano ancora vivi, alcuni erano appena morti. E raccontare di certi personaggi, certi particolari, poteva essere rischioso, perché gli eredi potevano anche risentirsene se gli interessati erano morti. Anche su abitudini sessuali, su truffe, su danni, su personaggi. Basterebbe leggere, è un esempio famoso, ma la pagina che dedica a Vittorio Emanuele II, che è incredibile. Ma questo le teste coronate potevano fargli causa, insomma, oppure quello che scrive a proposito della regina Isabella di Spagna, che va con la mano a toccare nelle parti intime Temistocle Solera, sì, quel Solera, personaggio indescrivibile, un avventuriero, un personaggio incredibile, e che diventa poi suo amante, stando a quello che Dossi raccoglie nelle sue annotazioni, oppure la estrema, come dire, il libertinaggio, la cosa di certe dame, di certe mogli di uomini, oppure di certi, c'è quella bellissima, quando si diverte, lui a un certo punto sta anche a Venezia raccoglie questa voce, c'è, credo, un avvocato, ingegnere di cognome Benvenuti, e dice: un giorno apparve sotto le procuratie un disegno in cui era rappresentata la moglie che godeva fama di essere una p-ona, no? E con questa lei, con le sottane alzate, e tutta una serie di uccelli tordi, passeri, eccetera, così, e lei che diceva benvenuti. Questa è una delle, quella che mi passa per la testa adesso. È chiaro che insomma, questo esempio, no? Ma per dire, quindi era, poi anche certi riferimenti molto intimi, molto personali, che la vedova aveva, come dire, anche comprensibilmente purgato. Quando decenni dopo si trattò di pubblicare Le Note Azzurre, negli anni 50, ci fu lo stesso problema. Dopo vari tentativi con vari editori, queste note furono assunte in carico da Raffaele Mattioli, straordinario personaggio leggendario, della banca, capo della Banca Commerciale e così via, che fu al centro di vicende culturali, che avviò la grande collana dei classici Ricciardi, i classici della letteratura italiana Ricciardi, che salvaguardò con l'aiuto di Piero Sraffa, il grande economista che stava in Inghilterra, i manoscritti dei quaderni del carcere di Gramsci. Quindi personaggio
fenomenale, insomma, in tutte le descrizioni e testimonianze che sono rimaste, il quale incaricò l'ufficio legale di verificare quali potevano essere i rischi per pubblicare un'opera in cui c'erano i figli o i nipoti di qualcuno che qui era stato descritto in queste note in maniera impietosa, ma certamente con verità, perché il Gossi è sicuramente persona che non fa, come dire, il pettegolezzo gratuito, tutto ciò che riferisce è, come dire, sicuro, insomma, è asseverato. Ecco. Quindi ci fu, quando poi fu, si decise, si pubblicò, successivamente, però si tenne non pubblico, fu fatto solo per studiosi, Contini, Caretti, eccetera, e pochi intimi, diremmo così, e successivamente, anni dopo, si decise di pubblicare completamente questa opera. Ecco, questo per dire sono i caratteri. Ma tolto questo aspetto, che è quello un po' più, diremmo così, così piccante, è un'opera straordinaria. Io dico subito che chi studia la storia italiana, non solo la letteratura, ma la storia italiana della seconda metà dell'Ottocento, deve, oltre ai tomi e ai manuali, leggersi queste cose. Perché ci sono annotazioni sulla politica, stravolgo l'ordine che volevo seguire, ma siccome il discorso mi è venuto così, adesso vado avanti così. Ci sono annotazioni di notevole importanza sulla storia, per esempio il concetto di storia che egli... dov'è? Eccolo qua, 2462. Qua è un po' ridere perché capirete, insomma. Scrive questo, per esempio, nota 2462. C'è chi, osservando l'inquietudine del mondo presente, domanda se i tempi odierni sono conclusione a quelli che furono o sono preludio a quei che verranno. C'è chi li dice tempi di transazione. Ma e quale tempo non è mai transazione tra il passato e il futuro? No, noi siamo abituati a pensare al Medioevo, come se ci fossero delle cesure. Oggi sappiamo, ma qui comincia, c'è questa visione particolare. Questo per quello riguarda la storia, questa è una prima citazione che ci fa capire anche la lucidità con cui esamina la cosa. Il suo atteggiamento nei confronti della guerra. Nella nota successiva 2463, Cousin definisce la guerra un sanguinoso scambio di idee, eccetera. Io non ho tanto coraggio e la trovo inutile. Poi fa una citazione da Seneca, che vi risparmio. Inoltre, l'autorità militare è una pessima compagna di libertà. E gli eserciti non furono mai tanto funesti agli altri quanto ai loro propri paesi. E c'è ancora chi in rima osa celebrare i massacri di migliaia di uomini. Sì, detto da uno ministeriale, conservatore, che vive nella seconda metà dell'Ottocento, non è scontato. Giusto? Questo senso della guerra che provoca danni anche a chi la fa. Sembra richiamare le certe parole di Erasmo, quelle che si trovano negli adagia, insomma. Dulce bellum in expertis, no? Cioè che la guerra è cosa dolce per chi non ne fa esperienza. È una cosa buona, ma per chi non ne fa esperienza. Erasmo l'aveva capito 500 anni fa. Poi 2484, un altro sempre sulla guerra che ho richiamato: non vi ha guerra che non lasci l'addentellato ad altre. Madonna. Eh? È così? Ogni guerra sembra proprio mangiato. Qui mi sono ritornate in mente certe parole di Matteotti, che quando si entrò in guerra, lui che era pacifista, in un suo articolo, fra le ragioni contrarie alla guerra, c'era che la guerra avrebbe creato risentimenti e preparato altre guerre. È vero, è una verità. E l'aveva capito e l'aveva detto con estrema chiarezza.
Beh, comunque questo. Ma poi ha attenzione come questa. Per esempio ce n'è un altro, questa qui. La clemenza dovrebbe essere, parla di clemenza, pene, legislazione, e poi si legge questa frase. Come nelle malattie fisiche, cioè lui dice, più diminuiscono le pene e più diminuiscono i delitti. Cioè non la repressione. E segue, come nelle malattie fisiche, giova più la cura preventiva della repressiva, cioè nelle morali. Cangiate le carceri in scuole. Non è un pensiero retrivo, è un pensiero che oggi cerchiamo di, e si fa sempre fatica ovviamente a realizzare. Poi le sue considerazioni, dicevo di questo, scopo dell'internazionalismo, dice in un'altra nota, è torre le gelosie nazionali, sentimenti non solo perversi, ma assurdi. Come del nazionalismo fu scopo di distruggere gli odi municipali, nuocere agli altri e nuocere a sé. E poi poco dopo, dopo una citazione latina, l'internazionalismo è l'ultima espressione del pensiero umano, l'ultima si intende in ragione di ciò che fu, non di quanto verrà. Quindi internazionalismo. E poco dopo, 2455, anzi poco prima, aveva detto: per ora l'umanità, dice, procede sempre per errori, e l'internazionalismo è l'errore il più moderno, quindi la più contemporanea verità. Ed è un procedimento tipico questo, si trova continuamente in DOS, presentare un concetto anche nella sua opposizione, la sua opposta realtà, perché questa è la realtà, perché non c'è più una, come dire, una gerarchia nell'ordine del mondo e una, come dire, una tavola, un confine, un canone del giusto, sbagliato e così via. La realtà è fatta di cose che sono anche contraddittorie tra di loro. È una straordinaria modernità questa, che si fa fatica anche oggi ad accettare. Poi, poco oltre, dice, per ora l'internazionalismo è l'ombra sproporzionata del corpo che sta per apparire. E continua, le grandi idee come questa, nate informi, si correggono, si completano strada facendo. E poi ancora sotto, ammetto anch'io che la più parte degli operai attuali dell'internazionalismo appartengano alla colpa, cioè commettano dei delitti. Ma che ha a fare l'idea con lo strumento? Distinguiamo, no? E qui l'idea, l'artefice, è Dio. Addirittura questo. Non pochi sono del resto gli scellerati anche nel campo dei conservatori del vecchio ordine. Ma la legalità fa delle colpe loro altrettanti meriti. Ci sono altre note in cui dice che all'origine dei regnanti e così via, se badiamo bene, spesso, quasi sempre, ci sono atti di sopraffazione, di violenza, ci sono delitti, che poi il potere, noi diremmo oggi, ha reso legali, ha reso atti storici, legali, sui quali non si pronuncia più un giudizio morale, che si pronuncia invece nei confronti di altri. A chi ben guarda, le legali esecutori di Satori e Satori sono pari alle illegali della Comune. Allusione alla Comune di Parigi nel 1871, hanno commesso delitti, sì, ma quelli che poi sono stati successivamente commessi sono anche quelli delitti, sono anche quelli uccisioni, sono anche quelli danni agli uomini. Pochi fruiscono ancora dei diritti politici. I non censiti tentano ora quel movimento che i borghesi già compirono trionfando rispetto alla nobiltà. L'epoca internazionale è ineluttabile. Quindi ha questa visione. Ecco, per quello dicevo poco fa, che non è scontata in un uomo di questa formazione e di questo ambiente. E ha questa visione. Certo, per noi oggi è abbastanza, non diremmo scontato, non lo è neanche oggi, a dire la verità, ma insomma, però
in questo contesto e in questo personaggio ci dà l'idea di un uomo che guarda con un'ottica tutta sua, tutta particolare, originale a questa realtà. Questo per quanto riguarda le cose. Poi nel più, nello specifico ci sono tutta una serie di osservazioni sulla politica dei suoi tempi, per esempio sulle figure della sua epoca. Ha uno sguardo decisamente negativo nei confronti di De Pretis, 4-8, e della moglie di De Pretis, che è uno dei personaggi appunto... Se lui era un crespiano. 4-8-2-4, dove era quel giudizio che avevo... Eccolo qua. Agostino De Pretis, più volte ministro, quando si maritò con la vedovella Grassi, erano per così dire anni che non si lavava. A forza di tirar tabacco e di non nettarsi mai il naso, si era formata una corteccia sul labbro superiore che pareva un paio di baffi. Oh, mamma mia. E non continuo con il resto, solo perché è un po' ributtato. Così descrive queste cose. Poi ancora, su Crispi invece ovviamente i giudizi sono diversi, anche se anche qui la moglie è una donna un po' particolare, quantomeno disordinata o che altro. 4855, no, questa è quella, no, non era questa. 9-5, ho letto male. Fra le grandi colpe di cui, e questa è un'osservazione un po' sarcastica, fra le grandi colpe di cui si tacciò Crispi 1878 da parte della vil razza dannata dei cortigiani, la quale non poteva soffrire di vedere quell'uomo sinceramente democratico al governo dell'Italia, fu quella, la grande colpa che gli fecero costoro, di aver assistito alla stesa dell'atto notarile per la morte del re Vittorio Emanuele II, con la cravatta nera e non con la cravatta bianca come voleva l'etichetta. No? Questa è un'osservazione così pure. Era la morte di Vittorio Emanuele II, ma poi c'è su Crispi, c'è poi un'osservazione successiva che è interessante per capire anche il riflettere di Dossi sulla sua esperienza con Crispi. Strana sorte, annota, mettendo fra parentesi gli anni 1887-1891, che è l'anno in cui cade Crispi. Strana sorte la mia di essere diventato io, l'amante entusiasta di ogni nuovo principio o forma a venire, il collaboratore di un uomo il cui pensiero e la cui dottrina è tutta roba da rigattiere, roba vecchia senza essere antica, stracca e usata. L'osservazione contraddittoria, no? Con quello che abbiamo visto. Ma la sua esperienza, poi dico di quell'esperienza, della burocrazia, è questa, che adesso vi leggo perché sono pagine di allora, sorprendentemente e pienamente attuali. 4914. Vorrebbe scrivere un volume sulla vita degli uffici governativi, che si potrebbe intitolare La vita burocratica. Cominciare con un bozzetto di un impiegato che emette un grido di gioia. Dicono che Napoleone I, inventore della burocrazia, per assicurare al governo un corpo sempre fedele dei cittadini. Eppure, col cangiar di governo, gli impiegati si sono sempre visti disertare in massa dal vecchio al nuovo sistema.
La burocrazia fu invece creata probabilmente dalla mediocrità, che impotente di dominare nel campo della libertà il vero ingegno, tenta di assoggettarlo in quello delle regole. Più oltre, salto qua e là, insomma, in carriera burocratica, sia civile che militare, non valgono né l'acutezza di mente né gli studi. La carriera burocratica è la più sicura strada di incretinire. Vedi le facce spesso intelligenti degli applicati volontari. Dopo un paio d'anni le ritrovi mogi e tristi. La melanconia del vice segretario è diventata intontimento nel segretario e ebetismo nel capo sezione. Al capo divisione non manca che la seggetta del cretino. Pensate poi il direttore generale. Negli uffici nessuno fa una riga più di quanto gli tocca, cascasse il mondo. E non solo gli impiegati superiori, ma i subalterni e perfino gli uscieri. Si suona, nessuno compare. In anticamera si trovano intanto due o tre uscieri che sbadigliano. Manca però quello della sala da cui suoni. Occorre di aprire una cassa, chiami un usciere, risponde: non c'è il facchino. L'usciere non si degna di aprire una cassa. E così via. Relativo alla riforma del vademecum per gli impiegati. E dice: pensare a un vademecum per gli impiegati, sviluppare in esso il tema come più convenga all'impiegato di far male che bene. E spiega poi perché, insomma, con una serie di... E poi parla, per non andare a vedere se serve punizione, ah sì, di un errore che si volle coprire, e quindi il principio del promoveato, mutamoveato, cioè promuovere qualcuno in modo da mandarlo da un'altra parte senza che si crei scandalo, e cita il caso di un console che segue il un progetto per la navigazione che ammette l'Austro-Ungheria a far parte della commissione ripuaria, cioè delle rive per il fiume, mentre dice non avrebbe dovuto esserci, però l'Italia, non osando, Ministero Cairoli, non osando disapprovare l'operato, perlomeno leggero, di questo console, per non alienarsi l'Austro-Ungheria e la Germania, accetta il progetto. Allora insorgono clamori e proteste da parte della Francia e della Gran Bretagna. L'Italia conosce di aver fatto un passo falso e vuole modificare la sua politica sul Danubio. Non essendo però più decoroso che il rappresentante sia quello che aveva l'esecutore, l'iniziatore dell'antecedente politica, il Ministero pensa di levarlo dal posto che gli occupa, tramutandolo in uno assai più grasso, ossia a Costantinopoli, e decorandolo della croce dei Santi Maurizio e compagno, eccetera, così via. Quindi questo aspetto della burocrazia, vista in questi termini negativi, e anche ai massimi livelli, e quindi anche ai massimi livelli. C'è una politica estera italiana descritta, poiché egli frequenta, insomma, i livelli più alti, 4.978. La politica internazionale attuale dell'Italia non è che politica di rimorchio. L'Italia governativa non ha più propria opinione, né ardisce mai di iniziare un affare o un'impresa, anche se vantaggiosa. Essa si accosta sempre al parere altrui e neppure osa aderirvi schiettamente. Piglia busse, tace e ubbidisce. Quindi un giudizio tranchant, insomma, su questa. Poi il potere conservatore che ha qualsiasi governo per sua natura non può che essere conservatore. Risparmio la lettura perché perdiamo altro tempo. I giudizi abbiamo visto su De Prezzi, il giudizio positivo ovviamente su Cavour e il giudizio su Vittorio Emanuele II, che andrebbe letto, ma insomma tutta una serie di particolari piuttosto grassi, insomma,
la sua fama è insaziabile per le donne, insomma, insomma questo è notorio, insomma. Solo che lui cita alcune di notte che si sveglia improvvisamente e comincia a urlare fumba, fumba, cioè in piemontese una femmina, vuoi una femmina? E allora il suo aiutante che corre in giro per tutti i bordelli della città per rimediargli una donna, perché non ne può più. Oppure l'episodio famoso di quella contessa udinese, non fa il nome, una contessa che se la passava abbastanza male e che dà la figlia tredicenne, la fa prostituire al re e dopodiché gira tranquillamente in carrozza, fa una bella vita, eccetera e così via. Oppure ancora le sue esperienze, insomma, con altre. E è citata la famosa Rosina Bercellana, la famosa Rosina, che è diventato poi proverbiale addirittura nella tradizione italica. E quindi questa figura. Oppure in Savoia, c'è un'altra bellissima cosa sui Savoia, in cui c'è la Tisi che percorre, dice, tutta la genealogia dei Savoia. E l'ultimo nato, l'ultimo Vittorio Emanuele III, è idrocefalico e rachitico. Il famoso Sciaboletta, infatti. E si trovano queste parole, insomma, non sui Savoia. E poi ancora, e questo che vale di più ovviamente, il 4613, scusate perché l'ho saltato, che è una visione molto disincantata ovviamente, anche questa, si parla continuamente dei grandi sacrifici fatti da Casa Savoia per l'Italia. Siamo negli anni in cui c'è l'esaltazione, si sta costruendo un nuovo Stato, quindi c'è tutta la propaganda, si sta costruendo il mito dell'unificazione d'Italia, no? E l'unità d'Italia. Che sacrifici del puntini. Direste voi sacrificio l'avventurare una piccola somma con la speranza di guadagnarne una grossa? Si inneggia ai re di Savoia perché mantengono la loro parola. È dunque qualcosa di eccezionale che un re la mantenga? Quindi la smitizzazione, no? Nel momento in cui invece questo ci sta costruendo il mito dell'unificazione. Mi fermerei qui. Cioè, quando c'è l'attentato a re Umberto, dicevo, esce una serie di osservazioni. E questa è sicuramente da leggere. 4612, 17 novembre 1878, a Napoli c'è un attentato contro il re Umberto e viene ferito Benedetto Cairoli. La giusta indignazione contro l'assassino si cangia in una schifosa adulazione del mondo ufficiale. Mi faccio appunto, ricorderà dopo in un'altra nota, che lui viene incaricato di leggere tutti i telegrammi che sono arrivati di solidarietà, eccetera, per i re Cairoli. Allora dice, quelli che arrivano da determinata categoria nominano il re e non nominano Cairoli, che invece è stato ferito. Quelli che arrivano da un'altra categoria nominano Cairoli e non nominano il re. Alcuni sono quella. Allora, nelle risposte che lui deve dare, il papaveri altri, il ministero, il consigliere, gli dice di limare un'espressione, di abbassare un po' il ruolo di Cairoli e così via. Quindi un quadretto eccezionale di come viene trattata la cosa. Comunque, chiusa la parentesi, poco dopo dice, questa è stata la giusta indignazione, si cangia in una schifosa adulazione. Fino dalle aule dell'imparziale presidente di tribunale domanda soppressione del diritto statuale. Il presidente di tribunale domanda la soppressione, nominato Teodorani, domanda la soppressione del diritto statutario di riunione. Addirittura. La questione sociale, allora, è oggi di capitale importanza. Né vi ha capestro che possa strozzarla. L'operaio, il quale vuole assurgere fra chi governa, non si accontenta di promesse, di provvedimenti a uso malvino. Egli è rozzo. Le sue espressioni sono quali gli sono suggerite dalla educazione. Egli non ha voto nei parlamenti e perciò ricorre al pugnale. Egli, ma
i principi veri e riposti del movimento cosiddetto internazionale hanno nido in tutti gli spiriti illuminati. Cioè sì, i comportamenti sono questi, la rozzezza, la violenza, ma quei principi sono presenti in tutti gli spiriti illuminati. L'internazionale, dice dopo, è una tacita associazione di tutti gli oppressi contro gli oppressori. Non è con le inconsulte repressioni che si può soffocarli, ma con le concessioni. Vediamo, dice il Cappelli, leggiamo i giornali nella loro vantà, leggiamo i giornali che seguitano a parlare di un ordine a loro solo vantaggio. Non vediamo i milioni di cenciosi, non leggiamo nel loro ventre vuoto di cibo e nel loro cuore zeppo di bile. E i cenciosi stanno più per colui che ha colpito che non nel percosso. La poca libertà, non la molta, fu sempre la causa dei regicidi. Quindi le reazioni sviluppano questa serie di riflessioni. Ecco perché dicevo che ci sono sorprendenti capacità di lettura. Ma naturalmente i temi letterari, io ho già accennato insomma, al principio che percorre un po' tutta la sua storia letteraria, quello dell'umorismo. E 2492, leggo solo qualche passo per darvene solo conto in maniera un po' più precisa. L'umorismo è essenzialmente odierno. La vecchia letteratura, notate qui perché qui ci sono proprio anticipazioni del moderno, insomma, del Novecento. La vecchia letteratura era quella delle passioni, quindi intrecci di favola, eccetera, e così via. La nuova è della ragione, quindi minute osservazioni, equanimità, eccetera. Quindi questa distinzione è fondamentale. Poi un cenno, basta questo per capire, Carlo Porta è umorista grandissimo, come in generale lo sono i poeti popolari, perché tutti i sentimenti cominciano appunto a muoversi nei bassifondi sempre mobili, finché riescono ad ascendere all'onore di legge e vengono registrati nei codici. Due le letterature, l'aulica o artificiale che sdegna la spontaneità e si circonda di dizionari, frasi fatte, l'altra la popolare o naturale che irrompe dal cuore e ne presenta tutti i cangianti colori. Oggidì tutto quanto è ufficiale vacilla e sta per cadere, travolto dall'onda rivoluzionaria della spontaneità. Cadono le leggi, cadono i dizionari, e perciò l'uomo rivendica la sua individualità, e perciò la letteratura degli humor trionfa su quella degli affetti a catalogo. Humor trionfa sugli affetti a catalogo. Notate come in questa concentrazione massima si sintetizza tutta una serie di... cioè, i tradizionali canoni, diremmo, il catalogo è qualcosa che viene definito e organizzato in un certo modo. E nella letteratura tradizionale l'amore, la passione, l'onore, quelli erano, no? Oggi invece l'humor trionfa su questo, perché oggi si riflette su questo, li si vede in maniera critica, che è l'humor o umore è il carattere individuale, addirittura, concentra questo. La galleria di coloro che hanno reso possibile questo, dicevo, ricordate Luciano, ci mette Sant'Agostino, che poi lui definisce per certi versi anche un seicentista, che gioca un po' su tutta una serie di immagini, però ha anche dei bei pensieri e spesso anche tratti di umorismo, in questo senso, insomma, no? Poi Stern, dicevo, Swift, Cervantes, il tedesco Richter, Erasmo ovviamente, e poi i tratti di umorismo che ci sono in alcuni scrittori latini, ma il latino si presta poco perché è una lingua che tende al paludamento, dice. Tratti di umorismo si trovano in Orazio, in Ovidio, ma
anche in Cicerone in qualche passaggio, ma non c'è questo. E poi ci sono i giudizi sugli scrittori del suo tempo. Non ama Leopardi. Non lo ama perché lo rimprovera di essere troppo piagnucoloso, lo mette sullo stesso piano dell'Aleardi addirittura, e non è umorista, nonostante noi oggi quando leggiamo le operette morali troviamo una manifestazione di un sottilissimo umorismo che, sul quale sono sto qui sono a ricordare, e sono dei serbatoi di infelicità, dice, questi scrittori. Non ama neppure Carducci. Beh, lì si può anche già più facile. Un grammatico, no? Con quelle poesie di Frasoni. Frasone, no? Reboanti. Una grande capacità retorica, ma poi dice, insomma, non ci resta granché. La sua poesia è monumentale. Poi fa l'esempio della musa nera, la musa gialla. La sua è una musa rossa, quella del vino. No? E quindi qualche volta, insomma, dice una frase, in qualche momento è gigantesco, ma per il resto, insomma, ha queste caratteristiche. Ama, abbiamo detto, Porta, addirittura c'è una nota in cui dice: quando leggo certi versi sono tanto belli che piango, addirittura. E beh, lì al di là dell'aspetto così un po' patetico, però Porta è davvero un gigante della nostra letteratura. Porta e Belli. Belli, che cominciò a scrivere i suoi famosi sonetti, il monumento alla plebe di Roma, oltre circa 2000 sonetti, dopo aver essere stato a Milano e aver conosciuto l'opera del Porta. Prende lo spunto e qualche settimana dopo comincia a scrivere quest'altra gigantesca opera letteraria. Che fanno premio su tanti poeti del nostro Ottocento, ma anche precedenti e successivi. Dicevo di Porta. Poi c'è la sua ammirazione sconfinata per Giuseppe Rovani, morto giovane alcolista, che quando arriva alla fine della sua vita, ricoverato in un ospedale pubblico, chiede che qualcuno vada ad assistere, e allora gli mandano un ragazzo giovane, e lui a questo ragazzo giovane fa leggere la commedia di Dante, finalmente soddisfatto. Questa è una singolare figura. C'è un ritratto di Temistocle Solera che è eccezionale, di questo avventuriero, di questo omone gigantesco, di prestanza fisica eccezionale, che fu il paroliere di mi pare 5 opere di Verdi, da Nabucco, I Lombardi, La Prima Crociata, e poi cos'era, adesso non mi ricordo, comunque sono 5 opere, e che ha questa prodigiosa capacità, che fa le cose più strane. Lui era figlio di un patriota che finì allo Spielberg insieme a Oroboni e ai Polesani. E infatti gli austriaci avevano una sorprendente attenzione amministrativa, poiché avevano imprigionato il padre, il figlio lo fanno studiare al Collegio Theresianum di Vienna, solo che lui è insofferente e scappa con un circo. E poi arriva a Milano, studia a Milano, poi comincerà a girare, si occupa di musica, frequenta il conservatorio, impara un po' di musica, si mette a fare l'impresario, poi fa il librettista di Verdi, e quindi diventa famoso anche lui, scrive anche lui opere e così via. Poi va a finire in Spagna, e qui c'è quell'episodio che ricorda in termini abbastanza crudi il Dossi. Dice che Solera era impegnato, non stava facendo una cosa, e quando la regina si avvicina gli mette la mano nella bracchetta. E poi dice che da lì comincia un rapporto che addirittura porta Solera a essere presente addirittura durante le riunioni di consiglio pubblico, ma ogni tanto la regina, presa un po' dalla fregola che gli veniva, liquidava rapidamente i convenuti e gli papaveri politici per starsene col suo Solera. Quando poi lui torna in Italia, poi a un certo punto mette insieme un sacco di soldi,
cerca di fare l'antiquario, insomma, beh, è tutta una storia che mi diverto a raccontare, in realtà sto disperdendo, sono un po' il discorso. Comunque, figure di questo genere, l'amore per le figure anche, per le figure caratteristiche, riporta tutta una serie di aneddoti, di piccole vicende, di battute di gente del popolo, oppure di personaggi da lui conosciuti e così via. E quindi il debito che ha con Rovani, questo straordinario personaggio conosciuto in tutto, e oltre che per e questo gusto nel ricordare la vicenda di Solera. Ma poi c'è il ricordo di Parini, di Foscolo, dove c'è una nota piuttosto pesantuccia, perché dice che fa poesia con tutte frasi raffazzonate da tutti i precedenti, sono di tutta la tradizione precedente. C'è un giudizio, dicevo, su questi. C'è l'ammirazione per quelli precedenti, ovviamente per Dante, Petrarca è grande e mette continuamente in rilievo in due o tre note che è diventato famoso non per quello che voleva lui, cioè per l'Africa, per cui era stato incoronato poeta, ma per l'opera di... E cioè mentre l'Africa gli aveva dato il lauro, l'oro, e il canzoniere gli diede l'aura, insomma, no? Che invece gli ha permesso l'aura, col canzoniere gli ha dato l'immortalità. Non ama Boccaccio, anzi lo trova volgare, disgustoso. Preferisce Lucano a Virgilio, che è un po' sorprendente, ma fino a un certo punto forse. Forse perché anche la lettura di Virgilio è troppo, come dire, sopravvalutata rispetto a Lucano. Anzi, Lucano è troppo sottovalutato rispetto a Virgilio, perché Virgilio è di grandezza assoluta, è ovvio, ma forse questo. Poi, per esempio, un giudizio che sorprende in un lettore attento anche alle novità è questo che ve lo leggo, e ve lo leggo per una ragione particolare, perché è qualche cosa che dovrò tenere presente a suo tempo. 4648 6, eccolo qua. Ho letto Baudelaire, il poeta dei profumi e delle puzze. Le poesie è del 1879 questa nota. Le poesie, Fleur du Mal, mi paiono brutte. Sono scritte in stile notarile, sono di una monotonia desolante e dalle immagini e dalle idee stanche e con le rughe della decrepitezza. Baudelaire cerca di disporsi intorno artisticamente i suoi panni stracciati. Si direbbe l'orgoglio in cenci. Nota però che il Praga è evidentemente copiato da lui le sue bruttezze, che il Carducci si è forse ispirato nelle litanie baudelairiane di Satana per comporre il suo inno a Satana, Inno Satana, ribellione, forza vince la ragione, e che il pittore Morelli può aver tolto il suo quadro dalle tentazioni di Sant'Antonio, dai versi nelle Femme damnée, d'autre com'è, e c'è la citazione. Ma tanto, e poi aggiunge, ma tanto sono, quindi questo giudizio stroncante sulle poesie di Baudelaire, che è unanimemente considerata forse la raccolta che dà inizio alla poesia moderna, come modernamente viene intesa, insomma. Ma tanto sono infelici e vecchie le poesie di Baudelaire, quanto i suoi petit poèmes en prose, i suoi piccoli poemi in prosa, che è un'altra composizione, sono meravigliosamente belli e nuovi. La mia ammirazione per lo scrittore, quindi dice, straordinario, e poi la mia ammirazione è però mista al dolore, meglio, all'odio di vedere che una parte dei miei letterari progetti fu già compiuta da Baudelaire in modo inarrivabilmente splendido. Distrugge le Fleur du Mal, ma è bello che ti venga un accidente, è scritto in maniera inarrivabilmente splendida, quello che avevo in mente di fare io, no? Quindi anche questa straordinaria... Cioè è vivacissima, ha una mente vivacissima anche nel modo in cui descrive questo, e anche con una sincerità straordinaria. Ma
In queste cose poi descrive se stesso, c'è un'infinità di annotazioni su se stesso dal punto di vista letterario e anche dal punto di vista personale. Naturalmente non potrò stare qui adesso a ricordarvene altre, ma vi dico che ci sono note anche perché adesso devo... Il romanzo, ora il romanzo non può più essere quello di una volta. Non l'intreccio, non tutta la serie di vicende, che poi è quella che ancora adesso prevale, no? Il gusto per tutta la storia, le vicende, così via, eccetera. Cioè, non serve a niente quella. Invece bisogna scrivere un romanzo in cui il lettore fa fatica. Cioè, ho un amico intelligentissimo che mi dice scrivi più semplice, usa parole più comprensibili. E allora lui fa tutta una nota in cui spiega, beh allora quelli di una buona cultura mi diranno di correggere tre parole di una pagina. Poi uno che ha una cultura un po' inferiore mi dirà di correggere altre 4-5. Poi uno più basso, poi arriverò a quelli che proprio sanno appena leggere, che mi diranno, ma a questo punto sì ci sarà il comprensivo, ma non ci sarà più il suo di quello che devo dire. Perché la verità elementare è che la letteratura ha valore per come viene espressa, non soltanto per ciò che racconta, per ciò che dice, è il modo in cui lo racconta e quindi è lo strumento che usa, è il linguaggio e quindi non più opere che vanno lisce, dice, perché alla fine uno non pensa a niente, arriva alla fine, opere invece che ti obbligano a sostare sull'espressione, sulla parola desueta o difficile, sul salto sintattico, sulla difficoltà di ricostruzione logica, perché questo ti obbliga a pensare, che è quello che deve fare il lettore. E dirà anche un'altra cosa estremamente moderna, quando dirà in una nota che in questo modo, io adesso sintetizzo tutto ciò, che in questo modo il lettore diventa anche lui costretto a pensare, e quindi come dire a mettersi diciamo in sintonia, non so come altre, con diventa lui stesso non solo lettore ma anche collaboratore in qualche modo, perché è costretto come lui a ricostruire il percorso che ha fatto lo scrittore nel cercare di cogliere ciò che è detto in maniera inusuale, eccentrica, insospettata, inaudita, e quindi la presenza dell'autore, quindi tutti gli elementi di straordinaria modernità che sono presenti nell'opera di... E in questo senso lui usa una nota, dice io sono... il Dossi è un corruttore. Corruttore nel senso quasi etimologico, cioè di uno che rompe la tradizione. Prima vi ho dato un microscopico saggio di questo modo di scrivere, che è così tutto, sono dappertutto, con figurine, con elementi, eccetera, ma sempre in questo modo. Quindi tutt'altro che scorrevole, ma questo è quello che voglio, dice, è quello che devo risolvere. Poi si rimproverà anche di non essere riuscito a dare un'opera completa come avrebbe voluto. Io sono l'incompleto, direi, e io sono sempre io, sono i tanti i, scrive addirittura, il discorso del soggetto che si è decomposto, sono tutta una serie di elementi di questo genere. Sgombro il campo, una serie di curiosità, finisco in due minuti. Si parla del boomerang e c'è anche un disegnino, un micro disegnino. Parla dell'importanza della telepatia. Distrugge il famoso Galateo della Marchesa Colombi sul per le signorine per bene, come dovevano comportarsi, eccetera. Parla dell'uso della parola diffusissima cazzo a Roma, no? Parlando dell'archeologia, eccetera, poi questo interesse, dicevo, su quale io ho sorvolato, ma che è fondamentale, soprattutto negli ultimi anni, di Solera, vi ho già detto. Descrive una visita a un manicomio a Roma, alla Lungara, dove analizza un po' le varie forme di fare delle riflessioni sulla pazzia e coglie l'aspetto che la pazzia, certi tipi di pazzia, facendo lavorare i matti, migliorano o comunque migliorano la loro vita, insomma. Ancora annota le cose, questa ve la dico, perché quando c'è la regina che va in visita in Cadore e per un refuso nel titolo di un giornale compare la regina in invece di Cadore al posto della DHL, la regina in calore, e lui annota queste cose, no? Ecco questo gusto
adesso vi dico un esempio, insomma, prima che mi passa per la testa, perché questo gusto per queste cose, no? di cogliere, e che mostra in un personaggio del genere anche il gusto per la vita in tutte le sue manifestazioni, ovviamente, insomma, in tutti i suoi aspetti. L'interesse per l'ipnotismo, addirittura le usanze comiche di corte. A un certo punto alla regina dicono, impara delle frasi a memoria per tutti coloro che le vengono presentati, rappresentanti di associazioni eccetera, così via, se non che il primo della fila non c'è e lei comincia come primo e quindi dice frasi tutte sballate rispetto a tutti coloro che si in fila vanno. Si parla del fonografo e quindi della registrazione, fa tutta una sua riflessione, ma allora se sarà, in cui l'ammirazione e lo stupore è misto però anche a una visione un po' preoccupata. Parla della telegrafia di Marconi e quindi questa visione che tutto si avvicina nel mondo, già coglie sono tutti questi aspetti. Oppure le automobili, che dice, come siamo nel 1904-1905, prima il primo automobile, e i primi incidenti automobilisti. E registra quella espressione milanese che definisce proprio per gli incidenti, siccome le automobili si potevano concedere solo persone ricche e abbienti, e siccome gli incidenti li avevano loro e andavano a sfasciarsi e anche ad uccidersi, allora il popolo li chiama le automobili i massasciuri. E secondo me c'è anche uno spirito di pensa a dire almeno di ricompensa in quello adesso, ma ha andato a copparte. C'è la descrizione di un viaggio in Germania con Crispi e il re, che anche questo con alcune osservazioni, che esce poi una conclusione meravigliosa, dice tutti inquadrati, eccetera, no, li vediamo, e dice in Germania tutti obbediscono. La differenza con l'Italia, dove tutti comandano, esce con questa, dopo una serie di osservazioni. C'è un'osservazione, questa però non lo dico perché è una cosa un po' sul primo derivato, insomma, di oggetti, i toys, che vengono dall'Inghilterra, ma se qualcuno potrà fare una descrizione, in camera caritati. Il nome che si dà, il nome Mafalda, a una Savoia. E lui registra, evidente anche, non detto, ma evidente il compiacimento. Mafalda, un nome del genere, no? Così. Ed infatti i popolani milanesi Mafalda l'hanno fatta diventare Malfada, cioè fatta male. Quindi il gioco. E non avevo a disposizione Matelda, perché non avete messo il nome dantesco Matelda? Che era. Quindi ancora queste osservazioni. Ci sono insomma ecco, tutta una serie di elementi, anche di. E c'è anche l'attenzione, io l'ho definita così, ai fenomeni. Dicevo dell'emigrazione, vi ho solo accennato, però siccome vedo che l'ho tenuta troppo lunga, preferisco finirla qui e dire che è un scrittore difficile, sì certo, è un scrittore, però ultimamente ci sono una serie di studi critici sulla sua opera, come anche abbastanza logico che ci sia, ma viene ancora considerato, insomma, o messo un po' in secondo piano nei canoni letterari, un po' inevitabilmente, è chiaro. Però in maniera singolare ancora non se ne coglie la straordinaria nevroticità e quindi anche modernità, che è un tratto caratteristico insomma della nostra cultura, del nostro modo d'essere. E questa figura singolare che ha messo insieme questo enorme quantitativo di elementi che sono utilissimi per chi voglia ricostruire una storia della cultura italiana e anche delle vicende, stesse vicende sociali, civili dell'epoca del secondo Ottocento. Ecco perché è una lettura che comunque, certo, non da fare così, ma sì, a leggerla così a pezzi e bocconi, ogni tanto
è sempre nutriente. A volte è chiaro, insomma, ai limiti del suo tempo, ma è sempre nutriente ed è molto spesso, molto, molto spesso anche divertente. E o perché muove al sorriso, o anche perché è divertente proprio perché fa capire qualche cosa che altrimenti per la strada dritta non si troverebbe, ma per queste, come dire, sentieri sconnessi invece si permette di cogliere.